Ciao a tutti, siamo qua per ascoltare le caratteristiche sonore dei nuovi pianoforti di Casio e oggi ascoltiamo il Privia PX850. Ma per ascoltarne le caratteristiche di ariosità sonora però mi servirebbero dei microfoni ambientali, che però adesso non ho in questo momento, quindi vediamo, magari mi riesce una magia. Stiamo ascoltando le note del Privia PX850, un pianoforte Casio con la nuova tecnologia R, quindi abbiamo 256 note di polifonia, l'hammer response, quindi abbiamo la risposta del martelletto al tocco, la string resonance, quindi la risonanza delle corde appunto sulle note, e abbiamo il lead simulator che è l'apertura del coperchio del pianoforte. In questo caso ce l'abbiamo aperto il lead fisico e invece il software è totalmente aperto ma non tolto, perché può anche avere la posizione senza coperchio. In più abbiamo la simulazione degli smorzatori e si sentono appunto tutte le caratteristiche a seconda delle note che vado a utilizzare. E ho la risonanza simpatetica delle corde, che fa sì di avere un suono molto vicino allo strumento acustico. I modelli con la nuova tecnologia R sono appunto i Privia, l'850 e il 350, e abbiamo il piccolino, il 150. Tutti i pianoforti, sia Privia che Celviano, hanno questo nuovo, il nuovo sistema di meccanica a triplo sensore, in più con una fibra particolare che ricorda sia l'avorio per i tasti bianchi che l'ebano per i tasti neri. Tutti i pianoforti hanno un ingresso USB dove posso registrare delle wave delle esecuzioni che andrò a suonare in due tracce separate, quindi è possibile anche registrare con due suoni diversi. La gamma sonora è quella classica dei pianoforti digitali, quindi con i pianoforti acustici, i pianoforti elettrici, il clavicembalo, il vibrafono, gli archi, due organi diciamo classici e due più moderni, e lo split con il contrabbasso. A breve dei nuovi esempi audio con la nuova serie di pianoforti Casio R. Ciao!